Un sit-in di protesta oggi a Piazza Valignani a Chieti. Sono 1.500 i bambini che non hanno un servizio di refezione scolastica. Ci sono i soldi e vanno spesi per prorogare il contratto con l'azienda Ladisa. Questa la denuncia di Azione Politica. Ho proposto, senza avere riscontro alcuno, di utilizzare i fondi relativi dei contributi dati da consiglieri, assessori e sindaco per un fondo di solidarietà. Ho chiesto di utilizzare le somme di questo fondo di solidarietà con un'interrogazione per le mense scolastiche, unitamente alle somme conferite annualmente da Megalò e unitamente ai 146.000 euro che erano in bilancio per la mensa, con 110.000 euro oggetto di una variazione di bilancio in favore delle mense. In totale di quale cifra parliamo? Parliamo, a mio avviso, di circa 450.000 euro che garantirebbero il servizio almeno per 3-4 mesi, ma ad oggi non mi è stata data risposta alcuna sulle somme di cui al fondo di solidarietà. Una cifra fantascientifica la definisce il primo cittadino e chiarisce. C'era inizialmente una variazione di bilancio di 141.000 euro che comprendeva anche le rette che i genitori avrebbero dovuto pagare. A questo si deve aggiungere la percentuale di evasione, dunque le residuali partite di giro. Dopo il responso del Consiglio di Stato, anche questi soldi sono andati sul bilancio e conseguentemente non presenti. Il sindaco ha voluto rimarcare anche che non sta con le mani in mano e che la soluzione del catering adottata dalla scuola primaria Fabiani di Città Sant'Angelo potrebbe dare i suoi frutti a patto che le istituzioni collaborino. In ogni caso, oggi è il giorno giusto per poter guardare avanti. Abbiamo avuto il parere positivo dei revisori dei conti sulla bozza e l'ipotesi di bilancio previsionale stabilmente riequilibrato, e di conseguenza adesso ci muoveremo verso le successive tappe, quindi riunioni di capigruppo, le commissioni e infine il Consiglio Comunale, che riteniamo poter fare appena dopo il 20 di novembre.